Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace, aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibile. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film uscito da poco al cinema, il 23 agosto scorso, ma che da più di un mese è sulla bocca di tutto il mondo. Vuoi perché è un film di Christopher Nolan, vuoi perché è stato protagonista di uno dei meme più virali dell'anno, cioè il Barbenheimer. Una geniale mossa di marketing per promuovere due film, Barbie e Oppenheimer, che negli Stati Uniti sono usciti lo stesso giorno. Due film diametralmente opposti come tono l'uno dall'altro, ma che entrambi hanno come protagonisti due personaggi che a modo loro hanno cambiato il mondo. Questo meme negli Stati Uniti è stato lanciato per spingere le persone a tornare a vivere il cinema come un evento. Dopo che i mesi di giugno e luglio sono stati caratterizzati da un pesante disinteresse da parte del pubblico per le uscite dei film al cinema. Disinteresse che ha creato notevoli disastri economici per gli studios. L'hashtag Barbenheimer ha così creato la proposta del cosiddetto double feature, cioè due film in una sera, proposta che ha accettato addirittura Tom Cruise, contro il suo interesse, tra l'altro, visto che questa trovata pubblicitaria ha tolto al suo Mission Impossible migliaia di sale e diversi milioni di dollari di incasso. Il pubblico, per la maggior parte vestito di rosa, il 21 luglio scorso ha effettivamente riempito le sale dove erano proiettati questi film, lanciandoli immediatamente in cima alle classifiche mondiali degli incassi. Di Barbie abbiamo già parlato, oggi parliamo del suo cugino scienziato. Ovviamente parliamo di Oppenheimer, diretto ma anche scritto da Christopher Nolan, prodotto dalla Universal e, come sempre, dalla moglie di Christopher Nolan, Emma Thomas, attraverso la loro casa di produzione chiamata Syncope, e con un cast davvero nutrito guidato in modo spettacolare da Cillian Murphy. Dopo poche ore dall'uscita al cinema di questo film, Oppenheimer era già stato etichettato come un capolavoro. Si merita questa etichetta? Scopriamolo insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Prima di iniziare a parlare del film, sento di dover fare una premessa sul regista Christopher Nolan, che è un regista di suo molto divisivo. Secondo me Nolan si è ritrovato attorno un'aurea mitologica che però gli è stata costruita attorno da una generazione di cinefili che aspettavano la nascita di un nuovo autore come un messia. Mi spiego meglio, Nolan, cinematograficamente parlando, è nato in un'epoca in cui cinefili, critici, filosofi del cinema avevano una necessità quasi fisica di assistere alla nascita di un nuovo grande autore mondiale. Le generazioni passate hanno avuto i grandi italiani come Fellini e Antonioni, poi ci sono stati gli europei, Bergman e Hitchcock, le generazioni più moderne hanno assistito alla nascita di Coppola, Scorsese, Spielberg, Oliver Stone. Poi è arrivato Tarantino, che è decisamente di nicchia, Aronofsky, comunque troppo personale e incostante. Nei primi anni 2000 c'è stata una vera e propria caccia al regista da parte di una critica che sentiva proprio la necessità di sviscerare i film pezzo per pezzo. Beh, Nolan è stato l'uomo giusto al momento giusto. Già con Memento ha dato prova di grande maestria nel provocare lo spettatore con film difficili e pop allo stesso tempo. The Prestige, che personalmente ritengo il suo film migliore, gli ha dato credibilità e lo ha portato, insieme ai Batman, di cui comunque non parlerò, a realizzare quello che è stato il suo film antenna per attirare definitivamente l'attenzione del mondo. Sto parlando di Inception, altro film in cui Nolan mostra il suo vero talento, cioè quello di rendere popolare la complessità narrativa e filmica di un'opera. È da questo punto di vista tanto di cappello. Interstellar e Tenet sono due film che non ho amato particolarmente e credo facciano parte di una fase della carriera di Nolan in cui lui è stato particolarmente libero di sperimentare e ha fatto benissimo a sfruttare questa libertà. Ma come ho detto prima, Nolan attorno a un'aurea che è stata messa lì da forze esterne, che sinceramente non credo provenga da Nolan stesso. La mia personalissima opinione su Christopher Nolan come autore è che lui abbia sicuramente dentro di sé
una chiave di lettura del mezzo filmico oggettivamente più complessa degli altri e che sia fenomenale nel trasformare quella complessità in qualcosa di fattivo. Ma credo anche che questa sua dote abbia entusiasmato una fetta di critica che di solito cade in un tranello. Il tranello del "se non apprezzi questa complessità, allora non puoi apprezzare il cinema nella sua interezza". Io apprezzo la complessità purché sia messa al servizio della storia. Se invece è fine a se stessa o diventa un marchio di fabbrica, inizio a storcere un po' il naso. Perché dico questo? Perché considero Oppenheimer un film molto complesso, che nasconde nella sua anima una sfida decisamente entusiasmante, ma che perde tantissima forza narrativa proprio perché è incastrato nella solita linea narrativa a linee temporali sfalsate di Nolan, che non lascia mai il tempo di assimilare le tantissime informazioni che questo film ti dà. Ma soprattutto, e qui secondo me c'è il difetto più grande di questo film, non ti lascia il tempo di creare un rapporto empatico con i personaggi. Non riesci a creare un rapporto empatico con i personaggi secondari perché le scene sono tante e molto veloci e il cast di supporto si muove come in un'esercitazione militare. Si vede che sanno benissimo quello che devono fare e che hanno pochi secondi per farlo. Ma personalmente non sono riuscito nemmeno a creare un rapporto empatico con il protagonista, con Oppenheimer, perché la scena che secondo me dà l'intera chiave di lettura del suo arco narrativo è realizzata e inserita nel film in maniera talmente rapida che per capire a fondo l'anima di questo personaggio sono dovuto tornare a casa, studiare a grandi linee le ricerche di Oppenheimer, riguardare il film, prestare molta più attenzione a quella specifica scena per poi finalmente godere di tutti i significati intrinsechi di questa storia. E questa è la sfida entusiasmante che personalmente mi ha lanciato questo film. Sinceramente non mi era mai successo di uscire dalla visione di un'opera così importante con un senso di incompiutezza. Sentivo che mi mancava qualcosa, mi mancava un pezzo. E questo film mi ha effettivamente spinto a ricercare quel pezzo mancante e mi ha spinto addirittura ad una seconda visione per rileggerlo con quella chiave di lettura che avevo perso nella prima visione. Ma anche con la seconda visione rimango convinto che questa storia non sia tra le più adatte per la struttura a linee temporali sfalsate che è la firma di Christopher Nolan. Il film infatti si svolge su tre linee temporali. La formazione scientifica, umana e politica di Oppenheimer, dai suoi giorni da studente fino alla sua nomina di capo del progetto Manhattan, che vi ricordo è il progetto che poi ha portato alla realizzazione fisica delle due bombe atomiche che sono state sganciate su Hiroshima e Nagasaki. La seconda linea narrativa è il progetto Manhattan stesso, compreso il Trinity Test, cioè il test della prima vera esplosione nucleare e poi l'utilizzo effettivo delle due bombe sulle città giapponesi. E la terza linea temporale narrativa è tutto quello che viene dopo l'utilizzo di queste due bombe, sia da un punto di vista politico che da un punto di vista umano. Queste tre linee narrative sono molto simili tra di loro. Dialoghi serrati, regia e montaggio molto veloci, il che non annoia. Personaggi però molto rigidi, con la risposta sempre pronta. Non c'è esitazione, non ci sono tentennamenti. E dal mio punto di vista c'è poca umanità, è tutto molto messo in scena. Questo perché? Perché non c'è dinamica. Una linea narrativa lineare ti dà tutto il tempo di modulare non solo la drammaturgia, ma tutto l'arco narrativo dei personaggi. Le linee narrative sfalsate invece sono come delle finestre che si aprono su altri momenti temporali, su altre dimensioni del film, dove i personaggi hanno vissuto situazioni di cui tu spettatore non sei stato partecipe e questo costringe lo sceneggiatore a spiegare. E mentre per le linee narrative del giovane Oppenheimer e del progetto Manhattan questi salti temporali non danno particolarmente fastidio, personalmente credo che in tutto quello che succeda dopo l'utilizzo delle due bombe, quindi quello che chiamiamo il terzo atto conclusivo del film, questi salti temporali creino veramente troppa confusione. Perché Nolan solo in parte ci propone la crisi umana e scientifica di Oppenheimer, di aver creato queste armi di distruzione di massa, ma preferisce spostare tutto il focus su un intricato plot politico orchestrato dal politico Louis Strauss, interpretato da un favoloso Robert Downey Jr.,
per diffamare Oppenheimer e screditarlo davanti a tutta la comunità scientifica. Da qui la metafora dell'American Prometheus. Prometeo venne punito dagli dèi per aver donato il fuoco agli esseri umani, Oppenheimer viene punito dalla storia per aver dato all'uomo la capacità di autodistruggersi. Ma in realtà questa persecuzione nei confronti di Oppenheimer non viene dal governo, non viene dall'opinione pubblica, non viene neanche dalla comunità scientifica. Viene da un solo uomo, Strauss. È tutto mosso dal suo odio personale nei confronti di Oppenheimer. E sinceramente impegnare così tanto film su questo plot della vendetta personale l'ho trovato decisamente sproporzionato. Durante questo terzo atto, che è praticamente un lungo processo ad Oppenheimer, vediamo lo scienziato reagire con grande passività a tutte queste accuse. Infatti sua moglie, interpretata da Emily Blunt, spesso lo esorta a combattere, a difendersi, ma in realtà lui rimane molto inerme, perché questa è la sua forma di pentimento per essere rimasto nella storia come padre della bomba atomica. Ma attenzione, lui non si è mai pentito del lato scientifico della scoperta della bomba atomica, lui si è pentito di altre cose, ma ne parliamo dopo. Però all'interno del film Oppenheimer crede che il governo lo stia perseguitando per le sue simpatie nei confronti del Partito Comunista. Ma noi spettatori invece sappiamo che questa persecuzione nasce da un complicato schema di Louis Strauss, cioè tutto questo è una vendetta personale. In questo terzo atto ho sentito la mancanza di un pezzo importante nella vita di Oppenheimer, che è quello in cui lui si pente, non, come ho detto prima, di essere stato il leader del progetto Manhattan, ma di aver sopravvalutato l'etica politica americana e mondiale. Oppenheimer è uno scienziato e, come tutti gli scienziati, è attratto dallo scoprire quello che gli altri non vedono. E questo lato della sua mente è portato perfettamente sullo schermo da una serie di scene di materia che si muove nello spazio. Materia invisibile all'occhio umano, ma non a lui, che è come se avesse un filtro per interpretare la realtà. Lui e tutti gli altri scienziati del progetto Manhattan hanno perseguito la sperimentazione dell'energia nucleare applicata alla creazione di una bomba con spirito scientifico, non bellico, non militare. E a ridosso del Trinity Test, nel luglio del 45, che era il test che avrebbe effettivamente sancito la possibilità di poter realmente costruire delle bombe atomiche, molti scienziati che hanno fatto parte del progetto Manhattan hanno iniziato a chiedersi se era umano e etico utilizzare realmente quelle bombe, addirittura se era una cosa giusta addirittura fare il test. Proprio su questo punto c'è una scena che nel film è stata realizzata in maniera fantastica. Siamo a Los Alamos, dove è stato costruito questo gigantesco laboratorio città dove lavorano gli scienziati del progetto Manhattan. Il Trinity Test è alle porte, ma la guerra in Europa è praticamente finita. Hitler è morto, la Germania sta per arrendersi e un gruppo di questi scienziati organizza un meeting per stabilire se sia giusto o meno proseguire con il progetto Manhattan. In quel periodo già girava una petizione orchestrata da scienziati di fama mondiale per interrompere la corsa all'atomica. E Oppenheimer arriva a quel meeting, ci arriva da fuori dove c'è un violento temporale. Ha un impermeabile nero, tutto bagnato, quindi molto lucido, rigido e pallido, e poco illuminato in volto. Vi giuro, mi ha ricordato la morte del settimo sigillo di Bergman. Ed è proprio quella la metafora della figura fisica di Oppenheimer in quella stanza, perché Oppenheimer arriva a quel meeting e dice a tutti i suoi colleghi: siamo scienziati, siamo teorici, il futuro che noi riusciamo a vedere attraverso il nostro essere scienziati ci terrorizza, ci orrifica, il mondo non avrà paura di questa bomba finché non la capiranno, e non la capiranno finché non la useranno. Quando il mondo scoprirà quello che noi abbiamo costruito qui a Los Alamos, il nostro lavoro garantirà al mondo una pace eterna che l'umanità non ha mai conosciuto. Una pace costruita attorno ad una cooperazione mondiale dello studio sull'energia nucleare che mai più dovrà essere usata per distruggere. Questo è stato il grande errore di valutazione di Oppenheimer. La storia non lo giudicherà mai per essere stato lo scienziato che ha fatto il suo dovere.
ma è stato lui stesso a giudicarsi colpevole per aver creduto che il mondo avrebbe usato il nucleare come mezzo di pace e non come mezzo di terrore. E questa sua consapevolezza viene trasferita sullo schermo con un'altra scena di grande cinema. Oppenheimer, sempre a Los Alamos, parla davanti ad un pubblico folle di gioia che sta festeggiando l'effettivo funzionamento, quindi la reale detonazione, delle due bombe su Nagasaki e Hiroshima. E credo che abbiate già capito che il verbo che stona in questa affermazione è festeggiano. Oppenheimer già in quel momento avverte la sensazione che in realtà non ci sia niente da festeggiare e in un delirio quasi onirico inizia ad immaginarsi gli effetti di un'esplosione nucleare proprio sul pubblico di fronte a lui in quel momento. La pelle che viene strappata via dal corpo, il corpo che diventa cenere, la disperazione, le malattie causate dalle radiazioni, davvero una scena di fortissimo impatto. Altro momento particolarmente doloroso di questo film è la scena in cui Oppenheimer viene accolto alla Casa Bianca dal presidente Truman per ricevere i complimenti presidenziali di essere il cosiddetto padre della bomba atomica. Truman gli chiede come ci si sente ad essere apostrofato con quell'appellativo e Oppenheimer gli risponde che sente di avere le mani sporche di sangue. Truman, con un gesto che sottende un certo fastidio, gli porge un fazzoletto e gli dice: tranquillo, ti ricorderanno solo per aver costruito la bomba. Io passerò alla storia come quello che ha dato l'ordine di usarla. Come se davvero la cosa più importante di questa storia fosse chi ha fatto cosa e non le drammatiche conseguenze che il mondo ancora si trascina dietro. Purtroppo la verità è che il governo americano ha deciso di sganciare le bombe sul Giappone come rappresaglia dopo Pearl Harbor. L'America, e lo abbiamo visto anche dopo l'11 settembre, è un paese estremamente vendicativo che usa come scusa la vendetta per orchestrare le sorti di tutto il resto del mondo. Più volte durante il film si accenna alla possibilità che un'esplosione nucleare possa causare una reazione a catena nell'atmosfera, di fatto distruggendo tutto il pianeta Terra. Quello che il film tra le righe ci vuole dire è che le armi nucleari che esistono oggi hanno esattamente quell'effetto collaterale. Nessuno dopo il 1945 ha più usato armi nucleari perché le armi nucleari moderne distruggerebbero tutto e tutti. E nessun governo al mondo ha interesse ad usare un'arma che sì, distruggerebbe il suo nemico, ma distruggerebbe anche se stesso. Ed è questa la terribile eredità che ci lasciano Oppenheimer e il progetto Manhattan. Questa eterna tensione, l'eterno stato di guerra psicologica in cui il mondo è destinato a vivere finché non arriverà veramente quel pazzo che premerà quel pulsante rosso. Prima ho parlato di una scena del film che secondo me è fondamentale per capire appieno il personaggio di Oppenheimer e che sempre secondo me nel film viene un po' buttata via. Parlo della scena in cui lo scienziato Oppenheimer, nel suo periodo in cui fa il professore all'Università della California, parla ad un gruppo di studenti della possibilità di una stella di collassare per implosione. Per tutti gli anni 30, diversi studi partiti dalle teorie di Albert Einstein dimostrarono che il collasso gravitazionale di una stella viene impedito dall'energia prodotta all'interno del nucleo della stella attraverso una fusione nucleare. Ma cosa succede quando la fusione nucleare all'interno della stella non produce sufficiente energia per mantenere invariata la massa della stella? Succede che la forza di gravità esterna alla stella inizia a comprimerla. Quindi la stella si contrae fino a diventare una massa estremamente condensata che però non produce più energia nucleare e questa massa viene chiamata nana bianca. Oppenheimer nel 1939, insieme al suo studente George Volkoff, pubblicò un importante articolo nel quale dimostrò che esiste un limite di massa al di sopra del quale una stella non sarebbe rimasta stabile. Avrebbe continuato a contrarsi indefinitamente e non ci sarebbe stato nessun processo fisico noto che avrebbe potuto impedire alla gravità esterna di continuare a comprimere la massa della stella. Qualche anno dopo, Oppenheimer, insieme ad un altro suo studente, Hartland Snyder, completò questo suo studio concludendo che la forza di gravità all'esterno di una stella di massa consistente, il cui nucleo ha cessato di produrre
energia tramite una fusione nucleare, avrebbe compresso la massa della stella fino a farla implodere, creando così uno spazio di vuoto attraverso il quale non sarebbe più passata nemmeno la luce. Stiamo parlando della prima definizione di buco nero della storia ed è attribuita proprio ad Oppenheimer. E proprio questi studi furono fondamentali per la realizzazione della bomba atomica, perché mentre gli scienziati russi e tedeschi lavoravano sul concetto di esplosione di un nucleo carico di energia nucleare, Oppenheimer e tutti gli scienziati del progetto Manhattan hanno studiato un processo di implosione di un nucleo carico di energia nucleare. Oppenheimer, creando la bomba atomica, ha ricreato una stella morente con tutti i suoi effetti distruttivi. E infatti la meravigliosa scena dell'esplosione durante il Trinity Test, che è l'apice di questo film, è totalmente silenziosa. Non c'è musica, non ci sono effetti sonori, c'è silenzio, perché la stiamo vivendo dal punto di vista di Oppenheimer. E lui in quel momento sta assistendo alla morte di una stella e negli occhi ha l'emozione dello scienziato a cui viene donato questo potere, questa possibilità. In quel momento lui è nel silenzio assoluto dell'universo e sta guardando con i suoi occhi l'avverarsi della sua più importante teoria di astrofisica teorica. Ma subito dopo si rende conto che sì, quella è la sua più grande scoperta scientifica di tutti i tempi, ma è soprattutto un'arma di distruzione di massa. E il mondo lo ricorderà per la distruzione, non per la creazione. In un'intervista alla NBC del 1965, quindi 20 anni dopo l'utilizzo delle due bombe sulle città giapponesi, un Oppenheimer molto provato raccontò che subito dopo l'esplosione del Trinity Test gli venne in mente la famosa frase: sono diventato morte, il distruttore di mondi. Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita: now I am become death, the destroyer of worlds. Perché quando una stella esplode, rimane un buco nero, quindi il nulla, è l'antitesi della vita. È sicuramente questa la parte più triste della vita di Oppenheimer, che a causa dell'opera di diffamazione di Strauss non riuscì mai più a riprendere i suoi studi di astrofisica. Ma come ho detto prima, io per capire tutto questo sono dovuto tornare a casa a studiare e a riguardare il film. E dopo aver studiato, la seconda visione mi è sembrata ricchissima dei riferimenti del rapporto tra Oppenheimer, le stelle e il New Mexico inteso come spazio, come metafora dell'universo, accompagnandomi così alla scena clou del Trinity Test, dove in seconda visione ho provato delle emozioni veramente pazzesche, perché sono riuscito a immedesimarmi con lui, cosa che sinceramente in prima visione non ero riuscito a fare. Secondo il mio modestissimo parere, durante la prima visione di questo film, tutto questo lato della mente di Oppenheimer si perde per dare spazio a troppa forma che comunque abbiamo già visto nei film di Nolan, a discapito di una sostanza che c'è, perché è ovvio che c'è, perché stiamo parlando della bomba atomica, che è un argomento trasversale nelle generazioni, in un modo che però secondo me è carente di umanità. Il film ovviamente è bello, la realizzazione è da cineasta di serie A, ma continuo a pensare che questo film avesse bisogno di un terzo atto diverso e di una diversa lente di lettura proprio del personaggio di Oppenheimer. Perché dello scienziato ci propongono spesso il suo lato ambiguo, infedele, politicamente confuso, con un compasso morale difficile da definire. Ma secondo me questo film manca nel presentarci il lato dello scienziato che nel perseguire la sua teoria più incredibile, cioè quella del collasso delle stelle, ha di fatto condannato il mondo ad una metaforica reazione a catena di continua distruzione. Concetto che viene espresso alla perfezione nella scena finale, che non spoilerò, che effettivamente fa uscire dal cinema con i brividi sulla pelle, ma che è semplicemente una magnifica scena finale, non la degna conclusione di un percorso empatico con questo affascinante personaggio. Non sono nemmeno d'accordo con l'apostrofare questo film come capolavoro
basandosi solo sul fatto che non siano stati usati effetti speciali, ma che sia tutto estremamente materico e realizzato sul set. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro, il cinema è questo. Poi c'è chi abusa di effetti speciali e chi non li vuole usare, però mettiamoci d'accordo. O è un genio James Cameron che fa i film con la PlayStation, o è un genio Christopher Nolan che decide di ricreare fisicamente e materialmente l'esplosione del Trinity Test. È sicuramente apprezzabile la matericità di questo film, però, come ho detto prima, il cinema è materia. Se ci esaltiamo che un regista preferisca un'esplosione vera ad un'esplosione in digitale, vuol dire che abbiamo perso di vista il senso del cinema stesso. Oppenheimer di Christopher Nolan è sicuramente un film da vedere, anzi, per me è proprio un film da rivedere, perché vi scarica addosso una quantità talmente impressionante di testo e sottotesto che una seconda visione è decisamente consigliata. È un capolavoro? Nì, perché comunque ti spinge a dover fare un grosso lavoro tra una visione e l'altra, quindi è come se non fosse un film autoconclusivo, secondo me. Quindi non è un capolavoro, ma è una bella sfida. L'interpretazione, soprattutto facciale, di Cillian Murphy è il 50% del film. È bravissima a ottenere il massimo dal suo personaggio, nonostante, come ho già detto, sempre secondo me, la sceneggiatura non sempre lo aiuti nel trovare le sfumature più umane. Il resto del cast è altrettanto brillante, ma non voglio farvi nomi, non voglio spoilerarvi. La quantità di attori di media-alta fascia che ci sono in questo film a fare ruoli anche piccoli, perché diventa davvero una sorta di divertente indovina chi c'è sul grande schermo. Quindi no spoiler sul supporting cast. Ho delle riserve su questo film, ho delle riserve su Oppenheimer e nascono tutte dal fatto che Nolan abbia voluto per forza applicare anche a questa storia il suo marchio di fabbrica, cioè le linee narrative temporalmente sfalsate, e soprattutto un finale da legal thriller che secondo me è leggermente fuori tono e fuori contesto. La struttura è veramente troppo, troppo simile a quella di The Prestige e sinceramente forse questa storia poteva essere raccontata in modo lineare, concentrandosi di più su quelle che sono le tantissime metafore astrofisiche, personali, umane e di veramente creazione di questo strumento di morte che sono tutte racchiuse nella figura di Oppenheimer. A che birra lo abbiniamo? Allora, mentre guardavo questo film, sinceramente già pensavo a che birra avrei potuto abbinarlo e ho notato con dispiacere che durante tutto il film questi scienziati, quindi questi membri di una sorta di elite della nostra società, bevono sempre dei liquori, bevono whisky, scotch, martini, cocktail. La birra in questo film non c'è e sinceramente a me questo, chiamiamolo luogo comune, dispiace che soprattutto nei film, soprattutto americani, la birra sia relegata ai bar di bassa lega o ai bar dei militari come in Top Gun Maverick, dove bevono queste birre direttamente dalla bottiglia. Ma ho deciso comunque di abbinare una birra a questo film che con la sua eleganza e la sua complessità avrebbe fatto la sua porca figura. La birra che ho deciso di abbinare ad Oppenheimer è tra l'altro anche un regalo da parte di un iscritto al canale, da parte di Francesco Rossano. Quindi grazie, ed è una Russian Imperial Stout del birrificio inglese Thornbridge. Questa è innanzitutto una birra molto antica, una birra che nasce intorno al 1850, è commissionata dagli zar di Russia, per questo si chiama Russian Imperial Stout, perché in Russia sono abituati a bere, diciamo, liquori di altissima gradazione e quindi avevano richiesto una birra di alta gradazione. Questa birra infatti ha 9 gradi e mezzo. È una birra scura, è estremamente elegante e sinceramente credo che al buon Oppenheimer o a qualsiasi altro suo collega annusare e sorseggiare questa birra davanti a un caminetto acceso, riflettendo sulla caoticità dell'universo, avrebbe fatto un ottimo effetto. Invece no, in questo film ci sono solo whisky e martini, ma io ci abbino una grandissima birra. Quindi vi ricordo Oppenheimer al cinema, andatelo a vedere anche 2 o 3 volte. La visione è consigliata. Non è un film che mi ha esaltato al 100%, ma è una mia personalissima opinione.
abbinato alla Russian Imperial Stout di Thornridge che mi è stata regalata dall'iscritto Francesco Rossano, quindi grazie. E dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.